Bene, buonasera a tutti, bentornati in questa nuova puntata qui su Mondo Calcistico TV. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi mister Simone Bragantini. Per chi non lo conoscesse, ha allenato quest'anno in Serie B. Lo saluto, grazie di essere qui, mister. Grazie a voi, grazie a chi ci sta ascoltando. E saluto anche i miei compagni di live, abbiamo Camilla, Ciao. Ennio di Calciatrici 2.0. Ciao a tutti. Il marchese bianconero Matteo Ciao. e il padrone di casa Mondo Calcistico, Ciao a tutti, è Roberto di Fuori Rosa TV. che presenta ovviamente. Ciao a tutti. Bene, allora mister, si è appena conclusa questa stagione, a mio avviso molto positiva per lei e la sua squadra. Mister, per chi non lo sapesse, ha allenato questa stagione la Fortitudo Mozzecane in Serie B. Si è classificata al quarto posto dietro a Inter, Empoli e Ravenna. Aggiungo io, risultato che prende ancora più prestigio, considerato che la Fortitudo è la prima delle squadre che non fa capo a squadre maschili, mentre Inter, Empoli e Ravenna hanno anche la sezione maschile, quindi hanno diciamo, le spalle coperte da un club professionistico maschile. E quindi, mister, le chiedo, cosa le è rimasta di questa stagione? Come l'ha vissuta, insomma? Beh, è stata una stagione speciale perché comunque, come hai detto tu, noi siamo una delle poche società che tra la Serie A e la Serie B che non facciamo capo a nessuna società professionistica maschile. La Fortitudo credo anche che fosse il paese più piccolo della Fortitudo Mozzecane di tutta la Serie A e la Serie B. E quindi anche a livello poi di budget, ovviamente non era qualcosa magari meno delle altre, però il gruppo di ragazze e la società hanno sempre lavorato con serietà e con la passione. E il risultato che è arrivato è stato sicuramente un risultato per conto mio importantissimo, al di là di ogni previsione iniziale. L'obiettivo era quello di mantenere la categoria e invece fino a 4 domeniche dalla fine del campionato, fino a 4 giornate, eravamo lì che potevamo quasi quasi arrivare anche a giocarci la Serie A, che poi a livello di prestazioni, secondo me, abbiamo sempre fatto bene. Ed è un peccato non essere arrivati magari a giocarcela fino all'ultimo minuto, però bisogna essere anche oggettivi e bisogna fare un plauso all'Inter che ha stravinto questo campionato e per conto mio anche all'Empoli che alla fine è stata vittoriosa su tutte le altre. Sì, aggiungo anche che forse la differenza che si è vista era netta con l'Inter, ma come tutte le altre squadre della categoria, cioè io credo che l'Inter abbia veramente fatto un campionato a parte. Aggiungo io che Empoli, Ravenna, Fortitudo più o meno davano la sensazione di tanto di squilibrio di livello, soprattutto merito del gioco che ha espresso la Fortitudo, che ha messo in difficoltà spesso anche squadre sulla carta migliori, come ha detto lei, partito per salvarci e salvarsi, sfiorando addirittura i playoff, sfiorando la Serie A. Ma guarda, io sono dell'idea che il gioco, il giocare, poi può essere bello, brutto, comunque il giocare, essere protagoniste, essere padrone del campo, dico io, dicevo alle ragazze, è fondamentale per poi ottenere certi risultati. Non puoi pensare di andare in campo solo difendersi. Quindi noi andavamo in campo a viso aperto, affrontavamo tutte senza alcun tipo di problema e senza remora. Anche con l'Inter, anche se nelle 2 partite abbiamo preso 6-6 gol, però guarda, i 2 complimenti più belli, e ho notato che erano veramente sinceri, me li hanno fatti proprio il mister dell'Inter, e poco tempo fa ho letto una dichiarazione del DS dell'Empoli dove ha detto che la Fortitudo ha espresso un bellissimo calcio. E quando ti fanno i complimenti gli addetti al lavoro e ai colleghi, è tanta roba, dico io.
Sì, ecco, intanto subito volevo subito dare uno spunto per chi ci sta seguendo. Se non avete visto giocare la Fortitudo e siete curiosi, se andate sul sito ufficiale trovate gli highlights di tutte le partite di quest'anno, quindi potete sicuramente farvi l'idea di quello che stiamo dicendo. Ecco, allora adesso una domanda che le faccio. Quanto pesa, appunto, come diceva lei, avere delle strutture inferiori ovviamente a quelle magari dell'Inter, dell'Empoli, anche del Ravenna, che comunque da sicuramente una squadra che con l'appoggio del maschile può avere delle strutture sicuramente migliori, oltre al discorso economico, proprio nel discorso di strutture? Beh, sicuramente pesa, perché basti pensare semplicemente che quelle società hanno comunque la possibilità magari di avere o un terreno in sintetico, e quindi anche quando piove non hai grossi problemi, o ad esempio anche magari una piccola palestrina dove poter lavorare tranquillamente. Io le ragazze sono state eccezionali, perché appena c'era un po' di sole loro si mettevano subito fuori dallo spogliatoio a fare dei lavori di prevenzione, o se no addirittura dentro gli spogliatoi. Però è indubbio che potersi allenare in determinate strutture poi alla lunga va a portare un miglioramento ad ogni singolo atleta, e migliorando ogni singolo atleta va a migliorare quello che è poi il livello della squadra. Certo, certo. Posso, ecco, posso fare una domanda, Roberto? Certo, vai. Volevo che mediamente, insomma, il calcio maschile viene allenato da allenatori maschi e il calcio femminile mediamente da allenatrici. Com'è dal punto di vista di un uomo come te allenare una squadra di ragazze? C'è una difficoltà diversa, un colore diverso, un approccio diverso? C'è una sensibilità differente, quello in dubbio. E, se devo essere sincero, io ho appena terminato appunto il mio secondo anno alla guida della Fortitudo e mi hanno dato molto di più. Una cosa che ho detto alle ragazze, perché appunto è una notizia fresca, io chiuso il rapporto con Fortitudo ieri, ma una cosa che ho scritto alle ragazze, perché volevo ringraziarle una a una, e gli ho scritto che io ho imparato molto da loro. Loro mi hanno dato veramente tanto e mi hanno insegnato che si deve giocare con i sentimenti, senza porsi tanti problemi, ma essere puri e andare a giocare con la passione, col sentimento di quello che ci porta poi a fare sacrifici, tra virgolette sacrifici, ma quello che ci porta magari ad allenarci con il ghiaccio per terra alle 9 di sera. Eppure viaggiamo l'Italia come viaggiano i giocatori di Serie B maschile, e magari ci viene riconosciuto molto meno. Ragazzi, quindi, scusate, sono caduto. Quindi in qualche modo si può anche, cioè, come ho capito e dicevi anche prima della diretta, il calcio femminile ha riscoperto un po' quella passione primordiale che era proprio del calcio di anni fa, piuttosto di quello più provinciale attualmente. Assolutamente sì, nel calcio femminile si lavora alla base, proprio la passione, e ogni atleta lo fa in principal modo per quello, non mette davanti quello che può essere il vari riconoscimenti che possono essere notorietà o a livelli anche economici. Ma è proprio una cosa, un po' come una cura, che è proprio la purezza e l'essenzialità del calcio, dello sport. Poi non dico che sia sbagliato il resto, però personalmente vedo che nel calcio maschile fa più notizia ora come ora magari certi discorsi che vengono poi pubblicati su, non so, nel telenovela, piuttosto che invece magari vedere quello che è il calcio in sé, quindi una bella giocata. Sì. Bello questo, è molto molto bello. Io da poco ho sentito una dichiarazione a Micros di Gaia Brunelli e Martina Angelini, che dicevano che la differenza tra maschi e femmine sta nel fatto che le femmine, nella maggior parte dei casi, chiedono spesso il perché stanno facendo determinati esercizi, il perché stanno facendo determinate sessioni fisiche, è così, confermi? Confermo, loro, le ragazze, vogliono arrivare all'obiettivo, e quindi ogni proposta la vogliono capire e non la fanno tanto per fare, la vogliono assimilare
E se poi non riescono ad arrivare, chiedono: mister, voglio arrivarci, quindi dammi delle soluzioni, dammi delle indicazioni. Ed è stato bello, spesso e volentieri anche le ragazze mi facevano delle domande ed era proprio bello questo interagire. Io ho avuto la fortuna anche di allenare qualche prima squadra, almeno a livelli alti come la serie di femminile, nel maschile ho fatto degli anni la promozione e non era così. Questa è una grossa differenza. Personalmente per me è fantastico da allenatore avere delle giocatrici che vogliono arrivare, vogliono migliorarsi, quindi vogliono capire come fare. E hanno un impegno che è veramente notevole. Tra l'altro, a tal proposito, Mirko, credo che alleni lui abita, questo Mirko è uno dei personaggi che ci sta seguendo in chat, e scrive che allenare le ragazze dà più soddisfazione perché ascoltano di più rispetto ai ragazzini, i maschi. Lui allena appunto una squadra in America, e quindi mista, probabilmente, e quindi ha notato questa differenza tra noi maschi e le... Quello che ho notato è proprio la voglia di migliorarsi, quindi a volte magari anche non ce la fanno, talvolta si vanno a colpevilizzare troppo se non riescono. Sono molto più autocritiche, insomma, fanno più autocritiche, però anche quello è positivo. E poi secondo me il bravo allenatore è colui che interagisce con le ragazze, con i propri atleti, insieme costruiscono un percorso anche individuale per arrivare all'obiettivo. Diciamo che le ragazze ci mettono più voglia perché è più sfidante come obiettivo, nel senso, come se dovessero dimostrare sempre che hanno quel quid in più, che il loro modo di giocare è identico a quello che può essere quello di un ragazzo, nel senso non perde lo spettacolo e quindi ci metto più voglia. Ma che poi il discorso è molto simile a quello che si fa in riferimento ai ragazzi, che spesso si dice che molti giovani, anche talentuosi, poi si perdono perché non hanno testa, e la testa è dovuta al fatto, è un'attitudine proprio, al fatto che si sentono arrivati in quanto maschi, quindi insomma prima o poi il successo arriva, che tanto faccio quello che tanto così per fare. Invece le ragazze che sanno comunque di vivere in un mondo in cui non c'è questo giro di capitali, di soldi, di fama, quant'altro, che o si danno da fare o restano escluse. Mentre il ragazzo ormai è un po' adagiato sugli allori, e quindi alla fine ovviamente non è che il calcio è fatto di 100 persone che entrano, se sono 1000 le persone potenzialmente che possono entrare, 900 restano fuori. Questo spesso non lo capiscono, ecco. Diciamo che ad esempio nel calcio maschile già negli under 17 hai un giro di notorietà maggiore. Sì. Quindi ti porta a sentirti ancora più arrivato. Invece ragazze partono da prima. Quest'anno ci sono state le Final Four primavera, io le ho viste tramite Twitter della FIGC, e sul conteggio comunque avevo un conteggio nettamente inferiore di quando ad esempio la FIGC fa vedere le finali dell'under 17 maschile, per esempio. Sì, sì. Quindi questo sicuramente da una parte è negativo per il calcio femminile perché deve crescere, da una parte mantiene la voglia e la fame di queste ragazze di emergere per passione e non solo per interessi come purtroppo spesso succede nei maschi. Ma poi quello che ho notato è che i ragazzi di oggi, i giovani dei 16, 17, 20 anni non sanno cosa sia il tempo, hanno tutto subito, ma perché, attenzione, anche la nostra società, una volta per fare, adesso noi stiamo facendo questa diretta e in 448 l'abbiamo fatta, 10 anni fa non sarebbe neanche stato possibile, però i ragazzi io vedo che veramente non sono abituati a sudarsi il posto, che diventa tutto molto più facile, quindi è importante anche avere... Siccome quindi non dobbiamo fare come gli strutti nella testa nella sabbia, ma farsi anche di dare delle persone giuste. Infatti, secondo me, le società devono capire che le giovanili, ad esempio, dove dovrebbero investire in maniera importante sugli istruttori. Non li chiamo allenatori, ma li chiamo istruttori, li chiamo anche alla fine istruttori di vita, perché lo sport in generale, non solo il calcio, ma lo sport in generale è veramente
quello che succede poi nella vita e ti insegna molto. E secondo me, io ho potuto vedere anche da vicino che purtroppo ai ragazzi vogliono tutto e subito. Mm-mm. E magari invece nel mondo femminile non è stato così. Non è stato così per anni, per troppi anni è stato messo in un angolo, per troppi anni c'è stata, secondo me, una gestione a livello anche federale sbagliata. Sicuramente. E purtroppo viviamo comunque in una cultura italiana differente da quella che può essere una cultura del nord Europa o addirittura della Spagna, basti guardare. O quella francese anche, che insomma. Quella francese, cioè. E quindi sicuramente. Io sono uno di quelli che spinge e che trova che sono favorevole all'ingresso delle società professionistiche sul mondo femminile per aiutare e migliorare, perché sennò aiutare, e qui anche la federazione deve comunque aiutare le varie realtà che invece vogliono andare avanti pur rimanendo autonome, ecco, indipendenti, sì. Da una parte è un bene che società grosse come Juventus, Inter, Milan subentrino, anche perché comunque la notorietà che hanno queste squadre sicuramente aiuterà. Però è anche vero che ci sono delle realtà magari storiche che devono avere anche loro lo stesso apprezzamento, e quindi magari dare pari opportunità a tutti quanti, e poi ognuno con i propri sforzi potrà fare meglio di altre, insomma una sorta di equità e non di... in modo da, comunque da non solo... Credo comunque che sia stato lampante l'esempio del Brescia, che è una delle squadre che ha vinto più scudetti, sì, che ha dovuto cedere il titolo sportivo, la Res Roma ha dovuto cedere il titolo sportivo, il Verona ha dovuto cedere praticamente poco a poco. Stiamo parlando di società veramente storiche. La Res Roma ha vinto tre degli ultimi quattro campionati primavera, per rendere l'idea. Quindi, però poi ovviamente diciamo che anche il calcio femminile deve trovare un compromesso tra quello che è in qualche modo andare a... A confrontarsi con quello che è quello maschile, il mondo dei soldi di quello maschile, e con quello che è un po' la tradizione, che insomma bisogna trovare un compromesso, altrimenti anche da una parte bisogna lasciare qualcosina per strada per crescere. Poi ovviamente a livello di formazione, di istruzione, ci servono allenatori bravi, capaci, dal punto di vista della gestione dell'azienda, insomma della società, servono idee e soldi chiaramente. Beh, questo chiaramente, scusate se mi intrometto, questa cosa chiaramente dipende anche poi da fattori esterni, no? Nel senso che adesso bisogna vedere la strada che hanno aperto i club professionistici entrando nel mondo femminile, come si evolverà nei prossimi anni. Leggevo, se non mi sbaglio, un'intervista di Sara Gama tempo fa a proposito dell'ipotesi professionismo, in cui lei stessa diceva che, chiaramente non vorrei attribuire cose sbagliate a Sara Gama, però se non sbaglio era lei, che il passaggio al professionismo sicuramente è necessario e auspicabile, però è importante che venga fatto in maniera graduale, passando magari per un semiprofessionismo, in modo proprio da cercare di non mettere eccessivamente in difficoltà i club indipendenti, tra virgolette, cioè le società non legate a quelle che non potrebbero avere uno stesso volume di affari rispetto a, perché chiaramente la Juventus avrebbe sicuramente un beneficio a farlo e le risorse per farlo. Una squadra indipendente ancora senza grandi proprietari dietro, cioè, chiaramente è un discorso graduale, però credo che il punto di arrivo sia quello di rendere professioniste a tutti gli effetti. Il problema è che arriva magari la Juventus, la Fiorentina, il Milan, città le prime tre del campionato, prendono una calciatrice e col professionismo magari le pagano anche tanto. Poi arriva l'ultima in classifica, arriva il Bari, che magari dà solo dei rimborsi alle calciatrici. E quindi lì, cioè, come fai a colmare questo gap? Camilla ha detto appunto prima il fatto che è un'evoluzione graduale, e un po' tutto si, non dico si sistemerà, ma alcuni si alteranno e sicuramente qualche società andrà a scomparire. Secondo me, nella mia previsione, un po' alla volta, molte verranno inglobate dai club presenti già dal mondo maschile. Un po' come è successo, come diceva prima Roberto. Potrebbero anche assumere un ruolo complementare, no? Magari puntando a
più a far crescere le giovani, a far fare esperienza a giocatrici non ancora pronte per delle realtà più grandi. E questo chiaramente, so, se fossimo in grado noi di riformare il sistema calcio femminile. Però è più calcio, il corso però, di previsione dello scenario potenziale per 10 anni. Mi sembra comunque giusto ricordare comunque che queste squadre che quest'anno hanno ceduto il titolo sportivo non sono sparite, ma hanno ricominciato quasi tutte da serie minori, quindi... Sì, non vogliono sparire, quella è la cosa bella. Anche certo, perché comunque la storia non deve sparire secondo me mai, nel senso comunque bisogna tener vive alcune realtà. Chiaro che diventerà sempre più difficile competere, come abbiamo detto, col professionismo. Infatti ho proprio la prima domanda, ho fatto proprio l'incipit, è stato proprio dopo i complimenti ricordare che la Fortitudo quest'anno è stata la prima squadra che non ha una squadra professionistica maschile dietro, e questo è... È un valore aggiunto. Tra l'altro aggiungo io, in un anno dove la riforma dei campionati ha portato a questa Super Serie B, che è una sorta di Serie A2, con dentro le migliori squadre della Serie B dell'anno scorso. Che aveva quattro gironi ancora. Erano tre gironi, adesso in un super girone, chiamiamolo così, con tutte le più forti dentro. Per questo che dico, secondo me, molto più pesante a livello di risultati il quarto posto di quest'anno rispetto magari al secondo posto che aveva sempre fatto la Fortitudo l'anno prima, senza nulla togliere al secondo posto dell'anno scorso, però questo secondo me è più pesante a livello di risultati. Beh, c'era molta più competizione, certo. Cioè, esatto. Quello. Secondo me il livello era molto più alto. Anch'io penso che il quarto posto di quest'anno, lo dicevo in un'altra intervista, è stato qualcosa di molto più importante, cioè molto più importante, no, più importante, ma qualcosa di molto più speciale rispetto al secondo posto dell'anno scorso, detta francamente, anche perché noi non sapevamo all'inizio la nostra reale forza, perché comunque la società aveva inserito una decina di ragazze nuove. E quindi è stato un cammino step by step che ci ha portato poi ad avere anche la consapevolezza di poter gareggiare alla pari con le prime in classifica. E tornando invece un attimo, secondo me, proprio alla riforma, io spero che la federazione capisca che sarebbe importante aumentare un po' il numero delle squadre, perché 12 squadre in Serie B per conto mio sono un po' pochine, e dopo ci si può dire ma già i fondi sono pochi, ma basterebbe che i fondi la federazione aiutasse queste società. E se non erro, in America, quando hanno iniziato con il calcio femminile, adesso è il numero uno al mondo, la federazione stessa sovvenzionava, per tot anni ha dato delle sovvenzioni direttamente alle squadre. E quindi io parto sempre dall'idea che chi dirige alla fine è colui che può portare il migliore, come può anche portare dei disastri. Quindi diciamo che adesso abbiamo preso un percorso che per il calcio femminile è importante, e bisogna che lo continuino a migliorare e a spingere e a guardare, e come hanno fatto altri campionati, lo sviluppo degli altri campionati, e cercare di migliorarli anche. Perché per quanto mio l'Italia ha tutto per diventare un'eccellenza nel calcio femminile. Pare che adesso intervenga anche la UEFA, no? In questo senso, perché è appena stato approvato il piano quinquennale di sviluppo del calcio femminile, che si pone tra i vari obiettivi quello di raddoppiare il numero di tesserate a livello europeo nel giro di 5 anni, e quello di far aumentare la considerazione intorno a questo sport, e c'erano una serie di altri punti che se non ricordo, però credo che sia la prima volta, oltretutto, che anche la UEFA interviene direttamente, no, con un piano di sviluppo. Avevamo avuto quello della FIGC che aveva portato all'ingresso dei club professionistici, quindi la strada c'è. Beh, mister, una domanda che ci fanno dalla chat. Sì, da Roby, volevo fare una domanda al volo prima, poi fai questa. L'avete nominata, volevo chiedere al mister, ma quanto è forte Ilaria Mauro? una domanda a caso. Vabbè, io ho avuto il piacere di vedere Mauro giocare con la nazionale,
anche l'ultima amichevole, ho visto anche la finale di Italia. Per me Lara Mauro è uno dei migliori attaccanti che ci siano in Italia, è una prima punta veramente veramente importante. Grazie. La domanda personale di tutta la diretta, no, la domanda che le fa Francesco Savaini dalla chat è: qual è stato il momento peggiore che abbia mai dovuto affrontare a livello professionale? Ce ne sono stati due. Beh, uno è quando non si riesce a chiarirsi con i propri atleti o atlete che siano, e magari per qualche malinteso non si riesce a potersi parlare, a confrontare. E l'altro quando qualche anno fa, diciamo che però è stato anche un vanto, nel senso che io sono stato esonerato in una promozione, ma sono stato esonerato perché non ho voluto scendere dai miei principi di educazione. Quindi se mi si impongono determinate cose, quindi è stato un dispiacere perché pensavo che non ci fossero persone che dicono qua comando io, devi far giocare mio figlio, e io gli ho detto vabbè, io vado avanti per la mia strada. Mi è dispiaciuto quello, mi è dispiaciuto quello soprattutto, che ci siano persone così nel calcio, ecco. Ho letto anche una tua intervista in cui all'inizio della tua avventura con la Fortitudo c'era chi ti stava parlando comunque di tattica, di tecnica, c'eri rimasto un po'. Non ho capito, scusami. Ho letto una tua intervista, sì. Dovrebbe essere vabbè, comunque c'era qualcuno in dirigenza. No, beh, sì, ma quelle sono cose secondo me. No, allora ho capito l'idea che secondo me ci sono dei ruoli nelle società e è giusto che l'allenatore si confronti con le persone preposte, ma non con tutti, e non tutti devono sentirsi liberi di poter criticare senza avere oltretutto delle basi. Ma non criticare, ho usato la parola sbagliata. Offendere, perché la critica può esserci, l'offesa invece no. E arrivando nello specifico, voglio dire che un direttore sportivo, un presidente, è giusto che si confrontino con il proprio mister, perché il confronto è la base comunque della crescita, ma il primo che passa non può permettersi di, secondo me, avere delle critiche e delle offese nei confronti di quello che può essere una persona che ci mette tutto se stesso per il bene della società e della squadra. Diciamo che è una questione che riguarda tutti gli allenatori, che devono sentirsi dare consigli da chi neanche sta a spiegare una diagonale a momenti. Ma infatti, ripeto, cioè, con tutto rispetto, allora, sono tutte persone molto utili. Alla fine, quando arrivi a un obiettivo, io devo ringraziare, cioè, la Fortitudo questi due anni con me abbiamo fatto due belli obiettivi, e io vado a ringraziare da chi gestiva i tesseramenti a tutti, perché se tutti fanno bene il suo e lo fanno al meglio delle proprie potenzialità, alla fine il risultato comprende tutti. Però io non andrò mai a criticare il segretario come fa i tesseramenti, perché non è il mio campo, non ho il sapere di quello. Quindi trovo anche giusto che secondo me chi fa, in questo caso non c'entrava il segretario, ma faccio un esempio, il segretario può sì fare il tifoso, può anche dire la sua, però magari l'offese quelle vanno un attimino tarate in maniera differente. Torniamo sempre a un discorso di educazione, l'educazione deve essere quello sì. Anche perché comunque tu hai studiato per diventare allenatore, quindi se fosse così facile... Ho avuto anche la brillante idea di andare in Inghilterra a studiare in più, perché per recuperare il mio patentino, all'epoca ero solo UEFA B, per recuperarlo ho dovuto fare un corso in inglese. Ho avuto anche la fortuna e il piacere di conoscere giocatori professionisti che venivano a farlo. Ho avuto il piacere di conoscere un brasiliano campione del mondo, Rosé Rossendi, il portiere. Mamma mia.
No, ma mi viene da ridere perché proprio su queste cose qua, ogni mondo e paese, cioè anche lui ci raccontava che pur essendo un professionista, un idolo, a volte si parlava appunto delle critiche e anche lui diceva appunto che c'è sempre quella linea sottile che è la critica e l'offesa, perché poi tanta gente non sa cosa c'è dietro al lavoro dell'allenatore o anche dello stesso calciatore. Io non credo che sia facile per un calciatore famoso, adesso faccio nome a caso, ma il Totti della situazione, prendere e andare a mangiarsi un gelato con la propria famiglia. Gli altri non riescono a capire, se non sono passati da lì, che cosa significhi la pressione. Perché è vero che dico, tu sei fortunato fra i calciatori, è verissimo. Sono, come diceva Mialic in intervista, i calciatori professionisti non fanno sacrifici, però hanno delle pressioni, sono sottoposte a delle pressioni che non è indifferente, cioè che non tutti le possono capirlo se non ci passi. Adesso stiamo toccando anche argomenti forse magari alti o fuori luogo, però ripeto, la critica è giusta, l'offesa no, quello no. Poi vabbè, a proposito di pressioni, adesso Camilla potrà fare un esempio che mi ha detto poco fa, qualche giorno fa, su Cristiana Girelli, che per come si comportava con i tifosi, una cosa che nel calcio maschile non vedresti. Vai Cami, fai tu, vai. Hai tolto il microfono. Ecco, Cami, magari se mettiamo il microfono. Parlando. Quello è scusate, scusate perché no, avevo il cane che abbaiava, l'avevo disattivato per no, te. la verità è che sentito Girelli non hai capito più niente. Esatto, come mondo con Mauro sì. Come Matte con Baglioni, vabbè, insomma, un nuovo Girelli, io Baglioni, cioè, no vabbè, allora tornando seri, no sì, raccontavo a Mondo questo aneddoto l'altro giorno, che di quando sono, cioè, in realtà in due occasioni ho avuto modo di seguire la Juventus femminile quest'anno, una volta a Vinovo e una volta a Bari, perché io sono pugliese, quindi sono venuta qui a Bari, sono andata a vederle a Bari. E addirittura a Bari c'era anche forse più gente dopo la partita attorno alle ragazze di quanto ce ne fosse a Vinovo. E questa è una cosa che mi ha colpito particolarmente, ma la cosa che mi ha colpito particolarmente è stato vedere sia in entrambe le occasioni le due calciatrici più accerchiate sono state Girelli e Bonansea, ma fino all'ultimo Girelli, io veramente non so, sarà passata senza esagerare forse un'ora da quando è finita la partita, in cui lei, finché non ha fatto la foto con l'ultima persona che era lì, non ha fatto l'ultimo autografo, cioè, a Bari due o tre volte ho avuto proprio modo di vedere qualcuno della squadra che li accompagnava, che è andato a richiamarla per farla vestire e preparare, perché dovevano andare via, cioè, quasi di peso l'hanno dovuta portare via, e lei era lì che non voleva andarsene finché non dava soddisfazione a tutti. Ma ancora di più a Vinovo mi ha colpito in particolare, che tra l'altro, cioè, dicembre a Vinovo, vi lascio immaginare il freddo che poteva fare veramente, e mezz'ora, tre quarti d'ora anche lì aveva firmato non so quanti autografi, fatto non so quante foto, era rimasta l'ultima, stava andando nello spogliatoio e ha sentito che c'era un bambino che la chiamava, lei aveva già preso la via dello spogliatoio, aveva fatto già un 40-50 metri di campo, stava andando dietro, ha sentito che c'era un bambino che la chiamava, è tornata indietro, è andata da quel bambino a firmare l'autografo e a fare la foto col bambino, cioè non è proprio qualcosa che purtroppo ci stupisce in positivo, cioè, probabilmente da una parte non dovrebbe essere così, però lo è. Ecco. Niente, immaginatevi un Icardi, un Ronaldo che fa così. Sì. Beh, oggi ne parlavo però su Ronaldo, che spesso lui lo fa, eh. Certo, se lo dovesse fare ogni giorno quando va in giro, non vivrebbe più, come ha detto il mister. Se mi metto nei panni di un Cristiano Ronaldo che va in giro a passeggiare in centro,
cioè praticamente farebbe, credo, in 2 ore e mezza farebbe 10 centimetri di camminata. Beh, perché... ti ricordi quel video che lui va a prendere una camomilla, perché lui chiaramente prende una camomilla al bar, e è un esperimento, no, sociale, tipo lui resta là e tipo fa un centinaio di foto in giro del tempo da camomilla. Quindi alla fine... no, e poi mi ricordo anche un video di Nainggolan a Roma, che con la moglie andava in giro col passamontagna quando era nel periodo d'oro della Roma, dove ha fatto la stagione migliore. Perché era altrimenti... in giro Nainggolan con la faceva era inverno, andava in giro col passamontagna e la moglie con la sciarpa alta. Così è, poi a Roma, tra l'altro, è anche una situazione più calda perché il pubblico è molto più caloroso, sì, è più difficile da vivere come da VIP. Torino, sì, ma poi sai cos'è, poi ti dicono, ma come te la tiri? Però prova a vivere però stai te 2 ore in giro a far foto. Perché... c'è il film, il film con Verdone, con Asi Argento, che perdiamoci di vista, che più o meno fa capire quello che passano. Ma poi, infatti, sul discorso di Torino, Torino è più facile abitarci da VIP, Bonucci diceva la Carrà, perché effettivamente la gente, se ti vede, al massimo ti saluta, ma non è molto pressante. Dipende dalle piazze, poi anche dalle città. Io mi ricordo qui a Verona, quando andavo a vedere gli allenamenti, all'epoca Prandelli, quindi che c'era Brocchi, penso inizi anni 2000, adesso così a memoria, e i giocatori praticamente attraversavano la strada per andare a allenarsi ed erano in mezzo alla gente tranquillamente. Un po' questa chiusura la stiamo facendo, la fanno anche gli allenatori con questi allenamenti a porte chiuse. Quindi noi a Verona negli ultimi anni, l'Hellas Verona si allena in un centro sportivo a Peschiera, a qualche chilometro dalla città, e sono tantissimi gli allenamenti a porte chiuse. Adesso il nuovo mister mi sembra che li abbia aperti. Sinceramente la vedo un po', con tutta la tecnologia che c'è per fare una match analysis, per vedere le partite ai video, tenere chiusi gli allenamenti, secondo me è una cosa abbastanza, non lo so, non la capisco molto sinceramente, perché io vedo che preparavo le partite di questi due campionati andando a guardare i video delle altre società, delle altre squadre, quindi credo che a quei livelli lì abbiano anche molti più mezzi. Però quello di chiudere, secondo me, chiudi sempre di più gli atleti dentro una sfera, e quindi il contatto con la gente viene a mancare, quindi anche il fatto che dei bambini per fare gli autografi, no, è tutto molto più abbastanza freddo, mentre nel calcio femminile questo non lo è. Siamo agli inizi di un nuovo calcio femminile, siamo agli inizi di del movimento visto in un certo modo e gestito in un certo modo. Speriamo che rimanga puro il più tempo possibile. Sì, vero, verissimo. Con Gaia Brunelli e Martina Angelini ne parlavamo e loro erano anche preoccupate per il fatto che facendo conoscere il calcio femminile un po' questa atmosfera si potesse rovinare. Che è un po' quel compromesso di cui parlavo prima. Allora, indubbiamente la differenza la fa sempre la persona, secondo me. Cioè, se tu metti persone buone in posti buoni, ottieni un ambiente buono. Sì. E quindi se metti delle persone giuste a gestire, faranno in modo che questa gestione porti positività. E quindi magari bisogna rubare da quello che è il management, il business creato dal calcio degli uomini, il positivo, e magari lasciare tutto quello che è il negativo. Quello che deve essere. Sicuramente qualcosa verrà modificato, ma è nella logica dell'avanzamento. È normale che sia così. Noi ora ci stiamo guardando col computer e una volta questo era impensabile. La tecnologia, la società, si va sempre a fare quei passi in avanti che portano a... È inevitabile, insomma, anche dal punto di vista, insomma, il progresso è questo, e quindi bisogna anche adattarsi. Poi, come si diceva prima, mantenendo un po' quello che è la tradizione, che è come dire, le cose positive del passato, e farle, insomma,
rinnovarle per un futuro migliore in qualche modo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che chi fa parte comunque di questo ambiente sta già facendo grandi cose. Ah, beh, no. Assolutamente, sì, sì, sì. Guarda, io ho a che fare con... Io ho due procuratori che sono prima di tutto due persone degne, Paolo Foggi e Matteo Baggio, sono due persone che mi hanno colpito per la loro purezza. Perché magari adesso anche i procuratori dentro al mondo femminile, anche lì dipende, se sono due procuratori che invece di mettere i propri interessi, ma cercano di aiutare quello che sono gli interessi delle proprie assistite. Perché nel mondo femminile, guarda, purtroppo secondo me per troppi anni è stato gestito da persone che non curavano gli interessi delle ragazze, perché l'interesse della ragazza non è solo giocare, la ragazza deve, per giocare deve anche star bene. Star bene nel senso deve avere delle strutture, deve avere anche dei rimborsi spese. Invece purtroppo tante ragazze e alcune società anche questi rimborsi spese non venivano dati. Già sono pochi, più non gliene dai queste povere figliole, come si può poi pensare che il movimento vada avanti? Adesso sì, è brutto parlare degli assenti, però abbiamo avuto il caso eclatante del Milan Ladies quest'anno, no? Che insomma ne parlo perché insomma loro l'hanno resa pubblica, quindi è stato un caso veramente brutto. Ma loro l'appunto hanno reso pubblico, quindi non voglio dire nulla perché non si sa nei dettagli, ma a 360 gradi si sentono di società di calcio maschili o femminili che sono inadempienti, e la mia domanda è: ma come mai possono ancora fare calcio queste società? Questa è la domanda, perché la Serie B, cioè possibile, guardiamo il Palermo, è arrivato alla fine dell'ultimo di campionato, i playoff, non so se si fanno in questo modo o in quell'altro, perché il Palermo viene poi mandato adesso non mi ricordo se l'hanno mandato in Lega Pro. Ma è una cosa secondo me impensabile. Cioè, va fuori contro mister, ma anche nel caso di Serie C, esatto, la propria Cienza o il Matera, che sono state escluse dal campionato a campionato in corso, e la domanda è sempre quella, ma non si sapeva prima, voglio dire. Infatti, io rimango sempre a bocca aperta quando sento queste cose, perché poi, ripeto, qua non si parla maschile o femminile, qua si parla appunto del calcio, si parla di quello che sono iscrizioni, e a volte si parla anche troppo, ma le realtà sono altre, e poi è facile anche nascondere le realtà, perché basta togliere l'attenzione su mettere, non so, appunto che magari Icardi ha fatto una foto in più o in meno, e non si parla invece magari che ci sono ragazzi che erano tesserati per il proprio Cienza a un minimo sindacale, e questi si trovano a casa. Si trovano appunto ragazze che magari è 2-3 anni che non percepiscono nulla, con soggetti che fanno male al calcio maschile o femminile e possono ancora farlo. Questo è sbagliato. Allora, quando dico che bisogna che ci siano le persone giuste, io spero che il management attuale della Federazione Italiana usi veramente la mannaia su certe persone, perché lì io spero che i ragazzini vedano fra 20 anni un calcio differente, ma una gestione differente. Poi è giusto, ripeto, io trovo giusto che chi investa nel calcio voglia anche portare un utile, ma vedo che in altre realtà, in altre nazioni, questo esiste. Allora dico, ma perché non lo riusciamo a fare anche in Italia? Che noi italiani siamo anche più avanti per certi versi. Sì. Adesso, uno degli esempi che mi è venuto è Cellino, che qui in Italia è stato arrestato, va in Inghilterra e poi lo mandano via. Adesso, senza dire che Cellino ovviamente, però per far capire. E adesso torno in Serie A, tra l'altro. Esatto. oddio, torniamo a parlare dell'Inghilterra. In Inghilterra sono molto più ligi. In Inghilterra se tu salti e riparti dai dilettanti. Ma ti puoi chiamare, in mente subito così, Wimbledon, ripartita, una squadra che qualche anno fa
10 anni fa aveva vinto 10 o 15 anni, adesso non ricordo, le FA Cup, e era ripartito tranquillamente dai dilettanti, perché comunque non aveva, se non hai budget in regola, lì ti tagliano. Il Leeds United è un altro esempio importante. Leeds, vincitore di Coppa Europea, pluricampione di Liga, di Premier, finito giù nei dilettanti. Poi si è ripreso, adesso in Championship, però quest'anno è retrocesso il Notts County, che è la squadra professionistica, una delle più antiche, eppure è finita nei dilettanti. E lì non guardano in faccia nessuno. È bravo. Ed è un valore importante quello. Ma credo anche in Spagna, adesso non mi ricordo. Beh, in Scozia, Rangers di Glasgow. Rangers è ripartito, sì, ma l'Alavés credo in Spagna. L'Alavés anche, sì. L'Alavés è arrivato lì un milionario così, pum, ha fatto il botto, e... però questi qua non è che ti dicono scusa, no, riparti dal basso, silenzio e devi andare. Sì, che l'Alavés aveva toccato una punta altissima, quando c'era Xavi Moreno, che avevano fatto la semifinale, avevano fatto la finale contro il Liverpool di Coppa UEFA, se non mi ricordo male, tra l'altro una parola finì 4-3 se non ricordo male, poi retrocedettero 2 anni dopo, dopo che hanno venduto tutti praticamente, Xavi Moreno andò al Milan, sì, e poi crollarono, collassarono per le troppi investimenti, poi non hanno più, solo che come ha detto lei mister, là non è che sei l'Alavés, hai fatto la finale di UEFA, allora puoi star su, lì sei l'Alavés, finisci direttamente nei dilettanti lo stesso, poi riparti, perché riparti, però intanto sì. Per esempio il Parma andò in C, mi pare, no? No, il Parma andò in D. Come... Parma in D, ma altra squadra in D, però io trovo anche giusto una cosa, che non puoi prendere decisioni durante un campionato, cioè tu all'inizio fai un'iscrizione, la tua iscrizione è buona o non è buona, non è che ci vogliono tante cose, poi se durante l'anno tu non riesci a pagare i tuoi dipendenti, quello è un problema, però devi dare delle garanzie nel momento che fai l'iscrizione. Cioè, io non credo che sia così difficile, però evidentemente lo è. Cioè, io ho un'iscrizione in mano, ok, hai depositato tot, mi fai vedere che hai delle fiduzioni per poter far fronte alle spese che hai, e vai avanti. Intanto usano la scusa degli sponsor che vengono a mancare, però anche lì li metti in regola da subito. Ma infatti... comunque avevo ragione io, 5-4 era finita la finale dell'Alavés. Vado a controllare, mi ricordavo una goleada. No, però ecco, un'altra cosa, un altro esempio lampante, però è stato l'anno scorso con la Serie A, dove lo sponsor ufficiale della Serie A femminile ha chiuso un mese dopo. Abbiamo iniziato la Serie A con un nome di uno sponsor un mese e mezzo dopo hanno dovuto toglierlo perché lo sponsor ha chiuso. E anche lì non lo sapevi prima? Cioè, non è che un'azienda domani mattina si sveglia e dice chiudiamo, basta. Ci sarà un motivo, ci sarà un modo, insomma, un muoversi prima. Dovrebbe essere così. In teoria. Diciamo che comunque anche lì, spezziamo una lancia, l'anno scorso era il primo anno, già quest'anno c'è stato, secondo me, adesso non so se posso dirlo o meno, ma c'è un'emittente televisiva che fa vedere le partite. Sì. Sì, a volte. Certo. Sono venute Tarquinio, Gaia Brunelli. Abbiamo intervistato praticamente tutto il palinsesto. Mezza remagine di Sky. Secondo me potrebbero anche mettere dentro una partita di Serie B femminile, nel senso che ancora così aumenta, magari fai vedere... intanto gioca la Serie B, gioca alle 3 del... Credo che sia solo questione di tempo comunque, già quest'anno poi l'ultima giornata hanno messo anche diretta gol che non avevano mai fatto, quindi... Ma già quello porterà, se continueranno e spero, porterà veramente a far entrare il calcio femminile nelle case di tutti quanti i tifosi, ed è una cosa... importante, una cosa veramente importante, e ripeto, bisognerebbe che ce ne fosse anche qualcuna in più, perché più muovi
più movimento fai e più arrivano i risultati. Poi è ovvio che più movimento fai devi anche saperlo gestire, perché può darsi che magari ti capiti qualche cattiva gestione, però sì, diciamo che più grosso il sasso nel lago, più onde, più grossa l'onda che crei. Sì. Però è lì avere le persone giuste a governare le varie onde. Tarquino comunque ci aveva detto che quest'anno è stato un po' così perché hanno fatto tutto di fretta, quindi speriamo che in futuro magari con una programmazione migliore riescano a fare, però ad esempio squadre come la Roma fa vedere le partite su Twitter, no, anche su Roma TV, Quindi magari anche qualche altra squadra che non si... Io quando non riuscivo a andare, insomma, ripeto, Verona è una città, Verona e Brescia sono vicine, quindi all'epoca a Brescia potevi andare a vedere la partita del Verona o del Brescia, adesso quest'anno potevi andare a vedere la Serie A al sabato, il Chievo-Valpo o l'Hellas-Verona femminile. Quando non riuscivo comunque, ad esempio, si guardava sulle streaming e provavi, ci sono delle squadre che lo fanno. E io per come la vedo, anche lì la federazione dovrebbe metterlo un po' d'obbligo sulle squadre che fanno i campionati di Serie A e Serie B, devono avere un discorso di, adesso io dico uso la parola marketing, ma di video, di social, abbastanza pesante, perché ormai in quest'era, con il social, con Instagram piuttosto che WhatsApp, così fai metti in contatto tantissime persone, quindi fare vedere le partite, fai muovere il movimento, no, ma fai anche affezionare poi, no, i tifosi alla squadra, certo. È importante quella cosa dei social, è una cosa che molti sottovalutano, ma in qualsiasi ambito in cui devi pubblicizzare qualcosa, un prodotto, o semplicemente dire guarda ci sono anch'io, quindi può essere il calcio femminile, può essere anche un artista emergente, qualsiasi cosa, qualsiasi ambito. E molti sottovalutano la cosa perché pensano solo che questa cosa qua sia solo prerogativa dei club importanti, no, che ha l'azienda grossa, che non è vero, non è vero. Anche il più piccolo, io per primo come... Roberto, che facciamo YouTube, nel nostro piccolo, appunto anche mondo calcistico in realtà, sfrutta il social per un certo messaggio. Io per promuovere me stesso che dico certe cose, quindi per aumentare la mia utenza, e il mondo calcistico chiaramente per trasmettere certi pensieri, opinioni. Purtroppo molti sottovalutano una cosa e la trovano come una cosa in più, quando in realtà ormai il discorso social non è l'in più, è quello, cioè proprio è l'ABC, cioè nelle cose da fare per aumentare l'interesse in confronto del calcio femminile, il discorso social, mediatico, ha più valore anche del discorso mediatico della televisione, del giornale, del calcio. Assolutamente sì. L'esempio del Pordenone Calcio maschile, che diventò virale l'anno in cui arrivò in Coppa Italia contro l'Inter, mi pare, no? Sì, sì. Diventò virale perché aveva sfruttato la moda di anche scherzare su, non so, far diventare dei fenomeni giocatori che sono chiaramente molto più modesti di quelli dell'Inter, chiaramente, però ha giocato molto su questa cosa qua e molti anche non tifosi del Pordenone si sono appassionati, quindi da queste cose qua, anche dalla simpatia, dal modo di porsi, di essere, insomma, in qualche modo personalizzare un po' la propria idea di società di calcio, poi, insomma, è diventato un tormentone in qualche modo. No, ma è verissimo. Sono mezzi che vanno usati bene per spingere l'interesse, perché alla fine, perché un'idea, qualcosa. Faccio anche l'esempio del profilo della FGC femminile. Hanno 8.500 seguaci. E su quel profilo caricano di tutto, anche gli highlights delle partite della Serie A, ti danno comunque tante notizie sul calcio femminile, anche sulla Serie B, devo dire. Sì, è vero. Poi vai a vedere, hanno 8.000 seguaci, poi vai a vedere Saragama, ne ha 45.000. Cioè anche qui, vabbè, ma le discorso federazioni mondo lavorano tutti male, vengono in mente, esatto, le pagine ufficiali delle federazioni. Io parlo di qualsiasi federazione, forse veramente, se guardi poi ad esempio in mente il karate c'è Sara Cardin, che è la campionessa, uno dei personaggi più influenti, e il relativo Phil Kam.
la differenza non è tantissima. Io vado a pensare che la federazione abbia un profilo un po' più seguito rispetto al singolo. In realtà è il contrario, perché effettivamente dal punto di vista federale, questo discorso social, ma anche da ripercuotersi su altre cose, lavorano peggio dei personaggi stessi, ed è un problema in realtà. Cioè, si fanno consigliare male evidentemente, perché effettivamente 8.000 per un profilo social di una federazione, anche se è femminile, non è quella maschile, però è sicuramente pochino, insomma, direi. Sì, il profilo è nato quest'anno, però, anzi, anche addirittura a campionato in corso, se non sbaglio. Beh, comunque, secondo me il profilo di quest'anno della FIGC Calcio Femminile è in crescita e farà bene. Sì. È chiaro che sta lavorando bene, però è giovane. Cioè, ricordiamo che l'anno scorso non era FIGC Calcio Femminile, era la Lega Nazionale Dilettanti, quindi c'era proprio un altro tipo di federazione, di gruppo di lavoro, eccetera. Di format. Quindi... di sì, io penso che siano anni di transizione questi. Sì, poi come ha detto il mister, prima ha citato la Premier, e la Premier è diventata Premier in questo momento, anche perché, soprattutto perché anche nei momenti bui ha saputo vendersi, cosa che noi non siamo riusciti a fare. Sì, sì. E dopo non dimentichiamoci che là, ad esempio, i diritti TV vengono spartiti in ugual modo e percentuali in base anche alla sua squadra che sei, ma hanno pubblicato qualcosa ultimamente, ho visto, e anche la squadra più piccola, cioè anche la squadra che viene retrocessa, comunque prende un bel po' di milioni di euro, di sterline in quel caso. Però sì, ma ovviamente anche quello che, per esempio, noi della Fortitudo hanno una responsabile marketing che è bravissima, sono responsabile marketing e un'altra dirigente che seguono quello che è proprio tutto il nostro mondo social, e la Fortitudo nel suo piccolo è veramente è importante, quindi per far conoscere la Fortitudo noi hanno utilizzato molto quello che sono il mondo social, quindi dovrebbero, ripeto, ma c'è già, perché la federazione comunque per quanto riguarda quello che è il mondo femminile sta mettendo dei paletti e con calma ci arriverà, che ad esempio noi quest'anno non abbiamo più potuto giocare nel campo nostro perché doveva essere un campo con determinate specifiche, e credo che sia giusto questo, perché per tornare al discorso precedente, se si vuole aumentare il prodotto di calcio femminile devi anche comunque renderlo appetibile e piacevole in maniera sostanziale, e quindi per conto mio dovrebbe essere quasi obbligatorio che tutte le squadre al momento che fanno l'iscrizione hanno il diritto di iscriversi alla Serie A o alla Serie B, devono avere almeno la possibilità di mandare i video, gli highlights, per almeno gli highlights, almeno quelli. Ma sarebbe giusto, secondo me, tutte quante avere la diretta, intanto penso che quasi tutte abbiano il canale Facebook e quindi poter fare quello che è la diretta stream. Ci sono veramente poche che lo fanno, cioè, mi viene in mente la Florenzia, che vabbè, dal punto di vista comunicativo tanto di cappello, credo anche l'Hellas. Serie B non lo so onestamente, cioè, l'Inter fino all'anno scorso lo faceva, poi quest'anno col passaggio forse Ravenna, ma credo anche che ci fosse stato qualche problema iniziale, ad esempio c'è un'emittente televisiva, non so se posso fare i nomi, ditemi voi. Sì. San Marino TV. Come? San Marino TV, okay, sì. Anni faceva vedere il calcio femminile, e quest'anno la federazione a un certo punto gli ha messo i bastoni fra le ruote. Allora il problema è, ma come, vuoi spingere il calcio femminile, eppure l'unica trasmissione che fanno da sempre negli ultimi decenni sul calcio femminile non li fai far mandare in onda gli highlights? Questo è un po'... perché, probabilmente perché avevano preso accordi con Sky, forse c'era un conflitto di diritti in quel senso. Sì. Però anche lì, secondo me, se sei un prodotto giovane devi cercare di spingere il più possibile, cioè devo quasi obbligare anche Mamma Rai a occuparsi un po' di questo. Soprattutto Mamma Rai, perché alla fine non puoi neanche importare, però Mamma Rai è statale, quindi insomma qualsiasi informazione. Però non dimentichiamoci che in Italia purtroppo
non è riconosciuto il lavoro professionistico nello sport sulle ragazze, non solo nel calcio, ma niente. Sì, sì. No. Tutte le varie sportive professionistiche lo fanno grazie all'iscrizione in qualche arma, in qualche corpo militare. Sì, è vero, è vero. Viene in mente da Isolde e Costa piuttosto che tutte quelle del Fioretto, della squadra italiana. Le tenniste. Karate, che ricordo, che tra l'altro è oltre al discorso, è quella campionessa di cui parlavo prima, è nell'esercito. È l'unico modo per diventare professionisti in tal senso, e poi solo di recente sono avvicinati al karate, ad esempio, gli sponsor Adidas, perché fino a 3-4 anni fa zero, quindi il discorso anche proprio tutti i movimenti poco a poco crescono e un po' la volta... noi invece siamo ancora senza sponsor, neanche la Yoma avete. No, siccome invece io sono maestro di ballo, quindi e siccome faccio maestro di danza sportiva, noi siamo a secco, noi ci dobbiamo comprare tutto, tutte eccetera eccetera eccetera, tutto. E quindi neanche un piccolo sponsor? No. Locale? Perché negozio di mia sorella vale? O se vi dà le magliette, se vi... No, nessuno sponsor, niente. Perché noi... E magari, e ci abbiamo anche, magari il CONI ci viene pure a vietare lo sponsor, in quanto dilettanti non puoi avere determinati sponsor, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ma magari locali, parlo di aziende locali, quindi non gruppi... Vabbè, Urgono Reform, sembra di poter sintetizzare così. Sì, Urgono Reform. Volevo fare una domanda al mister. Come prepari le partite non potendo conoscere le squadre avversarie? Beh, cerchiamo comunque, assieme anche allo staff, di raccogliere più informazioni possibili. Poi in quel caso, se proprio informazioni non ci sono, si bada soprattutto a far bene noi, quindi si guarda soprattutto noi e poi cerchi ovviamente di prepararla nel modo in cui nei primi 10 minuti lì vai subito a capire se devi portare delle modifiche o meno, ecco. Quindi è ovvio che le partite che abbiamo potuto preparare avendo dei video, soprattutto i video delle squadre avversarie, si vede la differenza. Poi si vede la differenza anche perché torniamo al discorso iniziale, che le ragazze sono molto più attente e hanno voglia. Io quest'anno facevamo dei file appunto sulle avversarie e le ragazze se le studiavano, e poi quello che preparavamo succedeva e loro erano sempre pronte. Sono state molto pronte da questo punto di vista. Tu registri anche le tue partite? Sì, il 90% delle partite vengono registrate, anche perché utilizzo molto per me il video, nel senso che poi mi riguardo la partita e lavoro su quello che c'è da migliorare e cerchiamo di perfezionare anche quello che viene bene. Ok, quindi... c'è una domanda, vai tu. Importante. Sì. C'è la tecnologia da si usa. Sì. No. Secondo me è giusto usare, cioè un mezzo secondo me che può aiutare a migliorare, sicuramente. Non faccio sedute video con la squadra, in quanto a Fortitudo non avevamo un'aula video, un posto dove metterla, ma anche perché poi c'è da organizzare tante cose e secondo me anche lì è più importante il lavoro in campo, però lo staff poter analizzare, o comunque facevamo, mandavamo tramite WhatsApp sul gruppo delle ragazze, si mandava praticamente quello che sono alcune note, magari la linea difensiva, al lavoro individuale. Io credo molto al miglioramento individuale, quindi magari prendere la specifica ragazza, fargli vedere, guarda questo in questa situazione. Il video aiuta molto se preso poi con le dovute maniere. Curi molto l'aspetto fisico, tattico, tecnico, come bilanci tutto? Io credo che io alleno tutto, nel senso che
almeno anche quando si dice lavoro con la palla o senza la palla, preferisco lavorare tanto con la palla, però vado a compensare quando non c'è bisogno, cioè quando c'è bisogno si va a compensare anche con dei lavori. Quello che è una cosa che metto in primis, le ragazze che alleno devono essere ragazze che usano la propria testa, quindi le vado a sollecitare con esercitazioni dove loro comunque sono protagonisti. Io non alleno più a livello di schemi, ma mi piace lavorare a livello di concetti e di principi con la ragazza. E quest'anno, devo essere sincero, anche sentendo loro, ho parlato ieri sera con una ragazza e proprio mi fa: guarda mister, è stata una cosa particolare perché tu non ci fai a fare schemi, però noi in campo trovavamo i tempi giusti, gli inserimenti giusti. E quindi fa anche piacere che siano loro a dirti queste cose, perché poi sono loro il metro del giudizio più reale, più di tutte sono le ragazze che danno un giudizio sul lavoro che tu hai fatto. Se ritorniamo al discorso di prima sulle ragazze che cercano di capire, appunto. Assolutamente, assolutamente sì. È ovvio che magari c'è chi delle ragazze preferisce più una tipologia di lavoro, una metodologia di lavoro piuttosto che un'altra, però quando io credo che in loro il fatto di farti domande, il fatto di rendersi conto che stanno migliorando, allora vuol dire che qualcosa di buono lo stai facendo, ma questo grazie soprattutto a loro che ci mettono la materia grigia, quindi che pensano a quello che stanno facendo proprio per voler fare quel passo in più. Ruby, vai con la chat dal vivo. Non ho sentito, scusa. Vai con la chat dal vivo. Oh signore, continuo a non sentire, mondo. C'è una domanda che era sulla chat dal vivo. Sì, sì, no, ma c'è una domanda che l'ho letta prima. Ah, ok. No, vai con la chat dal vivo. Sentivo, vai con la Allora, la domanda di Fabio Di Piero. Sì, le chiede, mister, quali sono i valori Fabio dei quali di ripartire? Pietro. Fabio, Fabio Di Pietro. Fabio Di Pietro. No, Di Pietro. Mister, vabbè, Di Pietro, mi sono mangiato una T. Mister, sì. Quali sono i valori dai quali ripartire e quali ancora da cercare per accelerare la crescita del movimento femminile? Ma i valori, secondo me, intanto Fabio Di Pietro è un ragazzo che conosco, oltretutto. Qualche anno fa. Ma i valori, secondo me la pietra miliare, proprio dove si basa tutto quanto, è comunque il valore della lealtà, lì si deve basare tutto quanto, quindi poi da lì puoi fare tutto quello che vuoi, ma devi basarti su dei principi di onestà, di lealtà, di fiducia anche, cioè io credo che il movimento maschile dovrebbe avere fiducia del movimento femminile, cioè i maschietti dovrebbero, adesso parlo dei maschietti professionisti, ma ogni tanto magari loro dovrebbero fare qualcosa, dare qualche dimostrazione per aiutare le loro colleghe donne, e non semplice con le parole basta, potrebbero fare qualche gesto secondo me importante, allora fa da cassa di risonanza, e quindi anche di un valore della fratellanza, nel senso di unione di intenti. Io credo che associazioni come l'AICE, l'AIAC, quella degli allenatori, quella dei calciatori, insieme potrebbero trovare delle cose, delle situazioni per farsi sentire ed aiutare ancora di più. Quello ne sono convinto. Aggiungere nuovi valori, basta che siano tutti positivi, adesso così su due piedi non mi viene in mente nulla, però credo che si troverà su quello che la realtà, l'onestà soprattutto, la sportività nel senso puro del termine, diciamo. Bravissimo, eccola. Mm-hmm. Ecco, proprio quello, la sportività proprio nel senso puro, assolutamente sì.
che, ripeto, è un movimento che ne sta viaggiando ai 150 all'ora, sta veramente facendo passi in avanti importanti. E non, speriamo, io spero che non ci siano chi metta i bastoni fra le ruote a questo movimento. Non ci devono essere, anzi, dovrebbe essere proprio che vanno ad aiutare tutte le varie realtà che hanno fatto sì che questo movimento potesse arrivare a questo livello. Perché non vanno dimenticate le società che non sono legate ai maschi, come vanno comunque supportate le società professionistiche che stanno credendo in questo prodotto, in questo movimento. Sì. Comunque, siamo quasi due ore qui in live. Sì. Sì. Sì, che questa è la diretta più lunga che abbiamo mai fatto. Tra le più lunghe, sì, ce ne sono forse un altro. Sì. È un bene, vuol dire che... Invece insomma... abbiamo messo un quarto d'ora per Camilla che doveva sbloccare il microfono. Sì, poi infatti... la chiudiamo con una domanda a testa, dai. Vai Camilla. Dai Camilla, una domanda. Sì. Diamo spazio alle... Iniziate voi che ci devo fare un attimo mente locale, perché in realtà nell'arco della conversazione avevo alcune in mente, ma le abbiamo già toccate tutte, quindi iniziate voi che intanto ci penso. Vabbè, allora la domanda la faccio io, visto che ha prima detto appunto Simone che ha concluso il suo percorso con la Fortitudo. Adesso progetti, cioè, per il futuro cosa... Cioè, ma ha bruciato fare? La domanda. Vabbè, ma era ovvio, cioè... Cosa vuoi fare da grande, insomma? Detto... Spero di rimanere nel calcio femminile. Okay. Perché questo è il mio obiettivo e spero di trovare una società con cui costruire qualcosa e poter migliorare, potermi migliorare sia come allenatore che come persona, e soprattutto io sono molto ambizioso, quindi poter arrivare a livelli importanti. Tra l'altro, sì, no, volevo dire che l'Under 23 della Juve ha esonerato il mister, quindi magari se vuoi potresti... No, lo candidiamo. Candidiamolo. Ecco. No, e soprattutto la Juve non ha ancora il sostituto di Allegri. Volendo... La Juve in questo momento è forte, l'unica sicura è Guarino, poi per il resto... La Guarino non si tocca, però il resto è tutto molto... Perché vacante, anche quindi... Baldini non sono così sicuro che l'anno prossimo sarà ancora sulla panchina della primavera, quindi... Comunque, in ogni caso, sempre a questo livello o anche un passo indietro? Soprattutto anche spostandoti da casa. Sì. No, lo spostamento da casa non è un problema, nel senso che, insomma, ho scelto, anche grazie al supporto di mia moglie, di fare questo di mestiere... se sono vissuto a Londra 8 mesi, l'ho fatto sempre proprio per lavoro, cioè proprio per quello che è il calcio e il fatto di allenare, quindi lo spostamento da casa non è un problema. La categoria, un insegnamento che mi porto proprio da una persona con cui io ho vissuto a Londra, un allenatore attualmente collabora con Nazionale della Nuova Guinea, lui, ma era stato anche campione europeo con l'Under 16 dell'Inghilterra, la nave giovanile del Tottenham. Mi ha insegnato una cosa, anche quella la porto dentro di me, che non è importante il livello di dove alleni, ma è importante il livello di come alleni. E secondo me questa è la base. Quindi la categoria conta relativamente, conta la società e le ambizioni che vuole avere la società. Perfetto. Mondo? Vado io. È tuo. No, se domani una persona volesse diventare allenatore, tu che consiglio gli daresti? Guarda, di sono prima, dopo di butto fuori quello che mi viene dalla pancia, di studiare. La prima cosa. Di non pensare... Ci sono troppe persone che pensano di andare sul campo da calcio ed essere allenatore. Per essere allenatore bisogna comunque studiare, mi viene da dire da studiare. Comunque, i corsi cosa ti viene insegnato? Ti viene insegnato i primi, quindi probabilmente quelli per gestire il calcio giovanile, i giovani calciatori, mi hanno insegnato soprattutto a non fare danni.
mi ricordo sempre un professore, almeno partiamo dal fatto che non facciamo danni. No, ma comunque, vedete, nel corso UEFA che ho fatto l'altro anno a Coverciano, c'era il corso di psicologia, di medicina, di metodologia dello sport, di tattica, abbiamo fatto dei corsi di match analysis, abbiamo fatto dei corsi anche per quanto riguarda lo scouting, di comunicazione, e su tutti dovevi avere poi la sufficienza per poter arrivare alla licenza di UEFA. Scusa? Anche sulla comunicazione, quindi? Anche sulla comunicazione, sì. Sulla allenatori non l'avrei mai detto. Vabbè. No, guarda, è una cosa invece che è molto molto importante. A volte mi piace guardare le conferenze stampa di alcuni allenatori, perché secondo me si impara anche a come bisogna poi relazionarsi. Secondo me si impara da tutte le cose, però è molto importante, perché comunque noi, anche il fatto di poter parlare a Coverciano, il settore tecnico ci insegna la comunicazione con i nostri atlete, con lo staff, con la dirigenza e anche appunto con i mass media, perché è importantissimo. Magari una parola che ho detto oggi non me ne sono accorto può essere offensiva e ledere qualche persona, quindi bisogna stare attenti, perché poi anche nel mio piccolo siamo comunque dei personaggi pubblici, quindi dobbiamo sapere, tornando a un altro, non mi ricordo chi aveva detto questa cosa, ma noi comunque rimaniamo sempre degli educatori, quindi dobbiamo anche sapere parlare in maniera corretta. Sì. Concordo, ero io che l'avevo detto. Bene. Ce l'ho, se volete. Ce l'hai, Cami. Prima che ti dimentichi. No, allora, no, visto che abbiamo solo sfiorato l'argomento, ma in realtà è argomento del giorno, no? Che sono state diramate le 23 convocate definitive per il Mondiale, e con piacerebbe avere un tuo pensiero sul countdown. Tra l'altro scorre, penso che ci siamo almeno 2 settimane alla prima partita dell'Italia in Francia, mi piacerebbe avere un tuo pensiero su questa nazionale, su previsioni, non lo so, forse un po' azzardato, ma insomma un augurio, un pensiero, un commento, qualcosa su questa avventura che si fa sempre più vicina, insomma. È una nazionale che ha un tasso tecnico importante, e detto, devo essere sincero, non ho visto esattamente, ho dato una letta veloce, quindi non so esattamente le 23, però ne aveva fatto Bertolini, ne aveva selezionate 26, e tutte quelle ragazze che erano selezionate sono ragazze importanti e che sono convinto che venderanno cara la pelle, non solo per la squadra loro, ma per la nostra nazione. Io spero e mi auguro che l'Italia riesca a superare il primo turno, quindi il girone, sarebbe secondo me già un bel risultato, e poi io sono convinto che devono essere affamate, devono viaggiare con la spinta che tutti noi nel nostro piccolo dovremmo fare il tifo per loro, e devono giocare con entusiasmo, devono giocare senza tanti problemi, senza tante, è brutto da dire, paure, ma devono giocare con leggerezza. Sì. Pregiudicate. Come diceva Mazzone, testa fredda e cuore caldo. Sì, ma è quello. Io ho avuto il piacere appunto a Coverciano di fare delle lezioni sia con Milena Bertolini che con Attilio Sorbi, che sono appunto, Sorbi è il vice di Milena, e loro puntano tanto su questo, cioè puntavano molto sulla consapevolezza che volevano dare alle ragazze per rendersi conto che possono far bene. E bisogna essere aggressive, bisogna giocare con la bava alla bocca, questo deve essere. Ce lo auguriamo. Sì. E glielo auguriamo. Sì, sarà così, sarà così. Sì. Bene, invece la mia domanda è una domanda un pochino più, secondo me un pochino più complicata, nel senso, la mia domanda che le chiedo è: qual è stato l'allenatore che l'ha ispirata di più? Cioè l'allenatore che
a cui si ispira, ecco, maggiormente, perché poi credo che a questi livelli ci si ispira un po' a tanti, si prende un po' da tanti, ma l'allenatore con la quale, non lo so, il modo di vedere che si avvicina di più, il modo di vedere il calcio. Ma uno solo, non saprei, io sono cresciuto che qua a Verona ha fatto storia un certo Osvaldo Bagnoli. Sì. E diciamo che ho avuto piacere di conoscerlo ed è un allenatore che comunque metteva dei principi che poi si sono riscoperti anche durante il vari corso degli anni. E quindi nella mia adolescenza Bagnoli qui a Verona era ed è tuttora comunque considerato una persona importante. E dico persona perché secondo me l'allenatore non deve mai dimenticarsi che l'allenatore passa, la persona rimane sempre. Quindi prima bisogna essere persone migliori per poi essere allenatori grandi. E poi diciamo che da tanti si può prendere spunti e guardare. Sinceramente ci sono stati allenatori sia italiani e non che ho letto e riletto tanti appunti e libri su Johan Cruyff, ad esempio, e secondo me ha veramente cambiato qualcosa, o su Rino Michels quando lo allenava ai tempi dell'Ajax. Ecco, un po' queste persone mi viene da dire così. Bagnoli, mi ricordo una frase celebre: Verona campione d'Italia, prima intervista, cosa serve adesso al Verona per confermarsi e migliorare? E lui ha risposto: un paracadute, un buon paracadute, perché aveva capito che quella squadra soprattutto sarebbe andata sulle nuvole dopo quello scudetto e e sarebbe stato difficile ripetersi. Ci aveva visto lungo poi alla fine, perché il Verona rimase a buoni livelli, ma non vinse più campionati, quindi... No, fece l'anno dopo così, l'anno dopo andò in Europa, in UEFA, e dopo per tornare, mi sembra, tra i primi 8-9 posti, ci è voluto, non ricordo, se con Prandelli, credo, l'anno in Serie A con Prandelli. Mm. Dopo adesso sto andando a memoria, quindi non vorrei mancare qualcosa, però... vabbè, ma Bagnoli ha insegnato secondo me la chiamo l'umiltà ambiziosa che aveva lui e l'ora di essere Mascetti. Ma poi ci sono state anche altre persone che hanno fatto la Fonda Chievo qui nel Verona, Luigi De Neri, anche lui è stata una persona che ha fatto un paio di campionati molto molto interessanti, con delle idee, con dei principi di gioco importanti. Il Chievo di De Neri ha sfiorato la Champions League, l'entrata in Champions League il primo anno di Serie A, quindi... No, infatti, cioè... Quindi diciamo che qua a Verona abbiamo avuto qualcosa di maestà, poi ho avuto anche la fortuna di poter vedere, di confrontarmi con altri allenatori, a me piaceva molto, adesso è responsabile a Livorno, Fulvio Pea. Ad esempio, lui ha vinto dei campionati con l'Inter e con la Sampdoria nella primavera. Ma secondo me un allenatore deve essere se stesso comunque, poi andare sempre a confrontarsi, a studiare. Quindi sai, viene da dire, ad esempio io Klopp, Jürgen Klopp lo osservavo, tra virgolette, guardando appunto magari anche i canali YouTube e tutto, quando era il Borussia Dortmund. Quindi non solo ora con era il libro, cioè si deve, secondo me l'allenatore deve essere curioso e andare un po' a guardare quello che sono sicuramente i migliori, però poi fare le proprie idee. Certo. Fare i propri concetti. Prendere un concetto e farlo tuo, insomma. Sì, no, e soprattutto fare, cioè, secondo me la cosa, il massimo per un allenatore è che le proprie idee poi le ragazze in campo le trasformano, certo, in attività. Quello vuol dire che allora lì c'è stata comunicazione, c'è stata gestione, c'è stato feeling con le proprie giocatrici. Quello ti dà tanta soddisfazione. Certo. Io penso sia anche bello quando sono le stesse calciatrici che ti fanno cambiare un qualcosa, un'idea. Assolutamente sì. Ma nella chiacchierata che ho avuto appunto ieri sera con questa calciatrice,
Non sapete quante volte voi mi avete dato degli spunti nuovi, magari anche durante qualche esercitazione, ma una delle più grosse capacità, la domanda che mi avevi fatto tu, se uno vuole iniziare adesso a essere un allenatore, ho detto studiare, ma deve sviluppare tantissimo quello che è la capacità di osservazione. Cioè, osservare e capire, questo è stato un po' un maestro che ho avuto, Olindo Filippi, che quando io ero ancora un allenatore di giovanili, ai miei primi passi, mi disse questa frase, mi insegnò molto, e osservare, capire, analizzare, correggere, sono quattro cose importantissime per un allenatore. Sì. Dunque abbiamo l'ultima domanda, che è anche un po' fuori tema, di Francesco Salvaini. Ti ha detto che sembri simpatizzante del Verona e aggiunge purtroppo, e cosa ne pensi del presidente Setti? Allora, io la mia squadra del cuore non è italiana, la dico tranquillamente, ma è West Ham, ma è proprio la mia squadra che guardo cosa fa, il risultato è quella, quindi non sono simpatizzante del Verona, nel senso che sia Verona che Chievo sono due realtà importanti per la nostra città. Io abito a Verona e quindi la osservo, e sono cresciuto appunto nell'epoca in cui qua a Verona si è vinto lo scudetto, ecco. Per quanto riguarda il presidente Setti, dico che è stato spesso contestato, invece io credo che con il calcio moderno Verona è ancora una squadra, sembra che sia in salute a livello economico, è in salute a livello economico, e quindi vuol dire che chi la sta amministrando sta facendo bene. Io torno al discorso di prima, che per conto mio per conto mio non si può pensare che tutte possano vincere. Si deve pensare che tutte mettano il 100% in campo, ma alla fine c'è una vincitrice. Quindi obiettivamente magari avrà fatto le sue scelte, però comunque l'Hellas Verona, lo stato attuale, è una società che sta lottando ancora per andare in Serie A e ha i conti a posto, insomma. Questa è, secondo me, importante, appunto, guardando poi in realtà come può essere proprio centro una terra che spariscono dal gioco, o il Palermo stesso. Quindi è importante capire questo, purtroppo. Ma è importante che magari a volte si vada a rinunciare all'acquisto di un buon giocatore per far sì che i conti alla fine siano in regola. Perfetto, vai Robby. Bene, allora chiudiamo qua questa splendida live anche stasera. Allora, intanto prima di tutto ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, chi ha interagito in chat, anche a chi seguirà ovviamente questo video che rimarrà su YouTube anche nei giorni successivi, quindi anche se lo state vedendo in ritardo, ringrazio anche voi per la visione. Ringrazio chi mi ha fatto compagnia stasera, quindi il padrone di casa Mondo Calcistico. Ciao a tutti. Camilla ovviamente sempre gentilissima, anche se si è messo 40 minuti a smutarsi prima, però questa cosa sarà è colpa del cane. No, sto scherzando ovviamente. Ringrazio il Marchese Bianconero, che stranamente era in live con me. Non è mai successo, non siamo mai insieme. Ciao, grazie a Mondo Calcistico e al nostro ospite Simone, anche che ci ha seguito. Saluto anche Ennio di Calciatrici 2.0, che è crollato col cellulare poco fa, anche se non c'è comunque. Ovviamente sì, saluto l'ospite d'onore. Saluto l'ospite d'onore di oggi, mister Simone Bragantini. È stato veramente un piacere parlare di calcio con lei. Grazie ancora per questa splendida serata. Io ringrazio voi e rimango a disposizione, perché quando si può parlare in compagnia così di persone positive è sempre piacevole. Quindi grazie mille e continuate a parlare di calcio femminile. Grazie mister. Grazie.